L'Argentario è un promontorio affacciato sul Tirreno centrale, al confine tra Toscana e Lazio. Si tratta di un ambiente geografico molto particolare, sia per la bellezza che per la conformazione. In effetti, fino a qualche migliaio di anni fa, il Monte Argentario era un'isola che adesso vediamo collegata al continente dai due tomboli di Feniglia e Giannella, con in mezzo la laguna di Orbetello. Fanno corona al promontorio le isole dell'arcipelago toscano, dall'Elba a nord, scendendo a Montecristo, al Giglio fino a Giannutri. Le coste del promontorio sono ricche di approdi naturali e le alture consentono un ottimo controllo delle principali rotte tirreniche. Nei giorni di buona visibilità si arriva a vedere fino alla Corsica. Nascosto in un'insenatura dell'Argentario e aggrappato alla roccia, si trova Porto Ercole. Nel corso del Medioevo, prima sotto i conti aldobrandeschi, poi con gli Orsini, questa piazzaforte assunse notevole rilievo, finché nel XV secolo si affermò qui in Maremma il controllo della Repubblica di Siena. Risalgono all'epoca del dominio senese numerosi fabbricati, come la cinta muraria del borgo, la porta a ogiva sbarrata e il palazzo del governatore, attribuito all'architetto Antonio Maria Lari. Le imponenti fortezze che circondano la rada furono costruite invece nella loro forma attuale durante il periodo della dominazione spagnola. La Rocca è la fortezza più antica. Sovrastava l'abitato, difendendo il porto da sud. Nel 1558, sotto gli spagnoli, venne organicamente ristrutturata e ampliata. Contemporaneamente fu eretto Forte Filippo. Posto di fronte alla rocca, su un colle a 100 metri di altezza, la proteggeva e permetteva il tiro incrociato sulle imbarcazioni di eventuali assedianti. Le due batterie di Santa Barbara sotto la rocca e di Santa Caterina ai piedi di Forte Filippo controllavano la navigazione sotto costa e sorvegliavano l'imboccatura del porto. Forte Stella rappresentava il baluardo meridionale del sistema difensivo spagnolo di Porto Ercole. Si trova alle spalle del borgo a un'altezza di oltre 150 metri in posizione dominante. Da qui la visuale della costa tirrenica si spinge fino a Civitavecchia. La necessità di fortificare il porto viene registrata per la prima volta dagli aldobrandeschi, che costruiscono alla fine del XIII secolo una rocca quadrangolare, di cui rimangono dei resti. Questa rocca fu più tardi ristrutturata dai Corsini, che aggiunsero due torri semicircolari agli ingressi del borgo, finché nel 400 la balia di Siena comincia a intervenire direttamente nella fortificazione della piazzaforte di Porto Ercole, facendo costruire le due mura che proteggono il borgo, partendo dal mare e giungendo fin sulla sommità del colle dove ora sorge la rocca.
Nuovi interventi sono forse dovuti al grande architetto senese Francesco Di Giorgio Martini, che aggiunge un cassero e una torre triangolari. In seguito sappiamo che nel 1526 la rocca subì dei danneggiamenti per una incursione della flotta pontificia guidata dal famoso Andrea Doria, in seguito ai quali l'architetto Baldassarre Peruzzi, che fa una relazione pochi anni dopo nel 1532, sollecita immediati interventi di restauro. Il dominio senese su Porto Ercole cessa con la caduta della Piazza Forte, attaccata dagli spagnoli e dai fiorentini di Cosimo Medici nel 1555. L'assedio di Porto Ercole viene guidato da Gian Giacomo Medici, marchese di Marignano, il cui esercito è affiancato dalla flotta del celebre ammiraglio Andrea Doria. Siena ha affidato la difesa a Pietro e Leone Strozzi, feroci nemici di Cosimo. I fratelli Strozzi hanno allestito un sistema difensivo articolato. 8 fortini, posti a distanza ravvicinata, l'uno a copertura dell'altro, sulle alture circostanti la rocca e sull'isolotto. Il Marignano e il Doria esitano ad attaccare. La resistenza degli Strozzi, asserragliata dentro i forti, confida nell'arrivo della flotta degli alleati francesi. Dopo vari giorni di attesa, probabilmente dovuti all'esitazione degli assedianti, intimoriti dall'apparente solidità dell'apparato difensivo degli Strozzi, la conquista di Porto Ercole fu in realtà più facile e rapida del previsto. Una notte Marignano attacca il forte in posizione più elevata. Una volta che l'ha conquistato, la strada per conquistare la rocca è libera. Si innesca una sorta di effetto domino, per cui da ogni forte se ne può bombardare un altro che così cade trascinando dietro di sé quello vicino, finché dopo pochi giorni la rocca stessa è in mano degli assedianti. Come io andavo all'impresa di Porto Ercole, quale ho trovato ben munito di 8 forti di fuera, avendo pigliato la sommità degli monti, di maniera che non se gli poteva accampare nemmeno sbarcare l'artiglieria. Per questo mi risolsi una notte di tentare il forte chiamato Santo Ippolito, che era il più eminente, ad così per via indiretta e fastidiosa gli andai ed presi detto forte, comandare a mano 200 soldati che gli erano dentro. Così questo luogo mi dette la comodità di accamparmi. L'altra notte feci il medesimo a un altro forte. Mi parve che gli nemici fossero avviliti, di maniera che io spinsi l'esercito avanti alla volta di Porto Ercole, qual subito si prese. Questa mattina ho poi avuto la rocca di Porto Ercole. Così, con l'aiuto di Dio, in un giorno si è finita una guerra che doveva durare molti mesi. Dopo la presa di Porto Ercole e la fine della Repubblica Senese, il re di Spagna Filippo II assunse il controllo di una serie di porti e fortezze lungo il litorale maremmano, costituendo un piccolo dominio costiero, lo Stato dei Presidi. Ai Presidios si attribuiva un grande valore strategico, servivano da collegamento tra i vari domini spagnoli in Italia e controllavano gli stati vicini, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Inoltre costituivano un bastione protettivo e un deterrente contro la pirateria turco-barbaresca che allora infestava il Mediterraneo. Come dice il nome, lo Stato dei Presidi fu essenzialmente una sentinella per la Spagna. Corrisponde un po' a quello che è il sistema generale di difesa dell'impero spagnolo, un sistema statico basato sulla costruzione di grandi fortezze alle frontiere o nei punti nevralgici del territorio. Le coste e le alture dell'Argentario sono costellate da una quantità di forti e torri con funzioni di difesa, avvistamento e segnalazione. Da Talamone a Burano si contavano all'epoca 24 tra fortezze e torri di segnalazione, con 3 piazze forti a Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Orbetello. La distanza massima tra fortezze o torri era di 3 miglia, proprio per garantire un'efficace e rapida catena di segnalazioni in caso di avvistamento di flotte o navi nemiche. A
A Porto Ercole, nel timore di un imminente arrivo della flotta dei pirati, gli spagnoli fecero presto effettuare lavori di ripristino nella rocca, danneggiata dai bombardamenti dell'assedio, ed erigere una nuova possente fortezza, Forte Filippo. A differenza di Forte Filippo, che è una struttura puramente militare costruita in un momento preciso, la Rocca ebbe una storia più complessa e variegata. Questa stratificazione storica è visibilmente rappresentata dai reperti architettonici di varie epoche che ancora oggi sono inesplicibili. Tra le fortezze dei presidi, la Rocca era la più grande e importante. Con i suoi 2,5 ettari di estensione, si articola in un complesso di spazi ed edifici attraverso i quali possiamo ripercorrere la sua storia nei secoli. La struttura composita della Rocca la rende unica nel panorama delle fortezze maremmane. I più chiari esempi della sua stratificazione architettonica si trovano nel versante settentrionale, dove gli interventi operati dagli spagnoli nel Cinquecento si innestano sui resti delle strutture originarie, aldobrandesche e senesi. Gli spagnoli apportarono cambiamenti sostanziali nell'assetto della fortezza, aggiungendo numerose strutture per ospitare le truppe. La cinta muraria venne notevolmente allargata per prevenire possibili avvicinamenti, consentiti dalla relativa dolcezza del pendio sul lato meridionale del colle. La fortificazione fu adeguata ai dettami dell'architettura militare rinascimentale, con cortine e bastioni esterni inclinati e incorporati al terreno per resistere alle artiglierie nemiche. Nella sua successione di fabbricati, vicoli e piazze, la Rocca ha ormai assunto l'aspetto di una cittadella militare. I presidios avevano carattere specificamente militare. Le comunità sottoposte all'autorità degli spagnoli conservarono una certa autonomia, tanto che furono mantenuti pressoché inalterati gli originari statuti. Il consiglio comunale eleggeva il sindaco. L'auditore generale amministrava la giustizia presso la comunità civile. Il governatore era sempre di nazionalità spagnola e aveva autorità esclusivamente in campo militare, esercitando la sua giurisdizione sugli uomini delle guarnigioni. Questa situazione però portò ad un certo attrito durante il periodo spagnolo tra potere civile e potere militare. Il potere civile era rappresentato dall'auditore o podestà, designato dal viceré di Napoli e che aveva poteri di carattere giuridico e civile, mentre invece i governatori dei 2 presidi di Porto Ercole e Orbetello erano direttamente designati e inviati dal re di Spagna e probabilmente in virtù di questo ruolo tendevano spesso a prevalere anche di prepotenza sull'auditore, sottraendo i soldati alla giurisdizione civile, supportando loro reati e soprusi ai danni della popolazione civile e a volte commettendone essi stessi. Ci sono vari casi di speculazioni e reati compiuti da questi governatori militari, nei confronti dei quali però la popolazione civile non era completamente indifesa. Abbiamo infatti documentate numerose suppliche della comunità che appunto chiede di essere tutelata alle autorità competenti. La vita quotidiana nelle comunità sottoposte al dominio spagnolo non subì grandi cambiamenti. La lettura dei registri parrocchiali e degli atti giudiziari dell'epoca ci rivela un rapporto piuttosto complesso tra civili e militari. A momenti di integrazione si alternano episodi di tensione.
Numerosi furono i matrimoni misti tra soldati e ragazze del posto, come attestano i cognomi di origine spagnola che ancora si registrano nella zona. Non mancarono tuttavia casi di soprusi e violenze da parte di soldati ai danni dei civili. Della pena delle ferite ed percosse. Qualunque percotessi o ferissi con lancia, spada, chiavarina, coltello, bastone o altre armi nella gola o della gola in su con effusione di sangue sia condannato per ciascuna ferita o percossa in lire 50. Et se ferisse et percotesse della gola in giù con sangue paghi lire 25 e senza sangue lire 5. E se tali maleficii fossero commessi di notte, dopo il suono dell'Ave Maria, si è raddoppiata la pena. E se per tale ferita perdesse qualunque membro, paghi tale del 50 lire 300. E se non potesse o non volesse pagare, gli sia tagliata la mano. Durante il periodo spagnolo, la composizione delle guarnigioni di stanza nelle fortezze è decisamente composita. I soldati sono di varia nazionalità e quindi diversi per usi, costumi, lingua e spesso anche confessione religiosa, il che naturalmente portava a un certo attrito interno. In ogni caso, poi, i soldati erano per la maggioranza gente ignorante e violenta, che anche a causa dei lunghi periodi di noia che caratterizzava la vita nei presidi, raramente interessati dalla politica internazionale, tendevano a passare il tempo in bisbocce, giochi, frequentando bettole e luoghi di malaffare. Le guarnigioni di stanza ai presidi erano eterogenee, in buona percentuale costituite da mercenari. Questo diminuiva l'ordine e l'affidabilità delle truppe. Si registravano casi di mancate consegne e frequenti diserzioni. I soldati alloggiavano sia all'interno delle fortezze che in abitazioni private, nel borgo e nelle campagne circostanti. La loro vita, scandita dai regolamenti e dagli obblighi della disciplina militare, conosceva pochi diversivi e numerosi momenti morti. I loro passatempi più diffusi, alcol, prostitute e gioco d'azzardo, degeneravano spesso in comportamenti criminali e comunque non regolamentari. Forse per offrire ai soldati un'alternativa e uno svago più salutare, il progetto della fortezza prevedeva anche un'area destinata al gioco della pallacorda. Singolare che in un campo da gioco alla racchetta, ovvero durante una partita di pallacorda, si inneschi la vicenda finale della vita del più grande pittore del Seicento, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Un artista maledetto per eccellenza, geniale, innovatore e provocatore, che attraversò una vita irruenta e convulsa, costellata di risse, litigi, fino all'assassinio, che appunto si verificò durante una partita di pallacorda. Si scontravano in un campo di pallacorda a Roma due squadre di quattro contendenti, una capitanata dal Caravaggio, un'altra da un certo Ranuccio Tomassoni da Terni. E fu qui che per futilissimi motivi, ovvero un giudizio dato sopra un fallo di gioco, scoppiò una rissa che portò Caravaggio, che del resto si vide uccidere un compagno e rimase gravemente ferito, ad assassinare il Tomassoni. Questo causò una condanna capitale da parte del Papa, che costrinse Caravaggio, nonostante fosse protetto da personaggi particolarmente altolocati, a fuggire. La vicenda si conclude a Porto Ercole, 4 anni dopo la lite della partita di pallacorda e l'assassinio del Tomassoni. Viene trovato sulla spiaggia della Finiglia, vicino al borgo, febbricitante, e portato nell'ospedale di Porto Ercole, intitolato a Santa Maria Ausiliatrice, dove muore.
Misesi in una felluca con alcune poche cose per venirsene a Roma. Arrivato che gli fu nella spiaggia di Portercole, più la felluca lo ritrovava. Sicché, postosi in furia, come disperato, andava per la spiaggia sotto la sferza del Solleone a vedere se poteva in mare avvistare il vascello che le sue robe portava. Ultimamente, arrivato in un luogo della spiaggia, misesi in letto con febbre maligna e senza aiuto umano, tra pochi giorni morì malamente, come appunto male aveva vivuto. Forte Stella occupa la posizione più elevata tra le alture che circondano la rada di Porto Ercole. Esso ebbe funzioni sia di copertura che di segnalazione. Fu costruito per evitare sbarchi dalla parte dell'isolotto e anche per fungere da raccordo tra le torri della zona sudorientale dell'Argentario e le due fortezze che circondano Porto Ercole, Forte Filippo e La Rocca. Rispetto a queste, la costruzione di Forte Stella è sicuramente di qualche decennio posteriore. Il nome è dovuto alla planimetria del nucleo centrale del forte, una casamatta solida circondata da un recinto quadrilatero bastionato. La pianta è infatti stellare, una stella a 6 punte con 10 metri di lato. Pare che tutta la costruzione sia stata poi organizzata su sottomultipli di questa misura. Sicuramente poi il recinto bastionato fu costruito successivamente al forte, come dimostra la smussatura di 3 angoli della stella per fargli spazio. Nel corso del Rinascimento, un'interpretazione in chiave idealistica del grande architetto latino Vitruvio orienta verso una prospettiva simbolica e quasi esoterica le geometrie e le planimetrie architettoniche. In particolare, forte è la valenza simbolica degli impianti stellari, pentagonali, esagonali, ottagonali, che spesso ricorrono negli edifici civili e militari di quest'epoca. La stella a 5 punte, di matrice pitagorica e neoplatonica, corrisponde a una concezione antropomorfica che articola la figura umana in 5 vertici significativi. La stella a 6 punte, che come emblema di Salomone è legata alla tradizione biblica, ha un significato cosmologico e astrologico. I 12 vertici evocano gli apostoli e i segni dello zodiaco. La stella a 8 punte fa riferimento ai punti cardinali, una sorta di rosa dei venti, secondo la lezione vitruviana sull'orientamento delle costruzioni.
Noi faremo questo edificio e scompartirollo in 7 parti, le quali saranno alte l'una dall'altra braccia 15. Il quale sarà in forma tonda e quadra, quasi come a dire il Coliseo. Sarà la forma sua in questo modo. In prima piglierò 4 stadi, per uno verso e 2 per l'altro, de quali in una delle teste piglio uno quadro di 200 braccia, e il quale solo braccia 10 sarà dal piano terreno e che salirà di 9 gradi, il quale 9 gradi saranno solo braccia 3 da terra. Già nel 600 il Mediterraneo stava perdendo la sua centralità. Il poderoso dispositivo dei presidi diventò obsoleto. Le enormi spese di rifornimento e manutenzione delle fortezze non avevano più senso per il governo spagnolo né per gli altri che tra 700 e 800 si succedettero nel dominio dell'area fino all'unità d'Italia. In questa fase, persa la loro importanza strategica e militare, le fortezze conoscono un progressivo abbandono e degrado, finché dopo l'unità vengono riciclate come penitenziari. Abbandonate dopo la Prima Guerra Mondiale, esse attualmente sono state privatizzate e trasformate in residence, fatta eccezione per Forte Stella, che continua ad essere proprietà demaniale e recentemente è stato restaurato dallo Stato. La muta bellezza di questo mare racchiude mille storie segrete, o forse ce le racconta sussurrandole. Storie di arrembaggi e rapine, di tempeste e naufragi, o storie vuote di lunghe attese sugli spalti deserti all'ombra di masse oscure incombenti. Le acque che furono solcate dalle feluche dei pirati e dai galeoni spagnoli, teatro un tempo di fiorenti traffici e cruente battaglie, sono ora percorse da barche di turisti e da qualche solitario peschereccio.